Palla da calcio normale. Bene. Ecco il pallone del ballerino, eccolo qua. Questa è la palla del ballerino, eccolo qua. Magari questa la prende, la vede ogni tanto. In arrivo le 3S, Scamacca, Samardžić e Sommer. Dov'è Sommer? Ottimo, mi piacciono tutti e tre. Mi piacciono tutti e tre. Però ragazzi, grandissimo centrocampo. L'attacco secondo me con Scamacca si sistema di un bel po'. Non si parla mai della difesa. Allora, questa difesa ci ha portato in finale di Champions League. Ed è vero, ci sono stati anche 2 mesi di Skriniar. Ci ha portato in finale di Champions League, però non bisogna mettere la polvere sotto il tappeto, ragazzi. Però ci ha fatto prendere anche 41 gol in campionato. Quindi ti deve suonare un campanellino d'allarme. Stato preso questo Bissek si vede che tatticamente è acerbo, nella prima gestione della palla non è un granché, gli manca lo spunto e poi è troppo irruento. Quindi dove lo puoi mettere questo Bissek? Questo Bissek lo puoi mettere solamente braccetto, perché nel ruolo di acerbo di De Vrij non lo puoi mettere, perché lì se fai danni sei finito, mentre da braccetto se fai danni è sempre un casino, ma comunque c'è più modo di recuperare, no? La situazione. Ci sarebbe un calciatore che io, lo sapete, lo sponsorizzo da tanto tempo, ma che ormai la vuole la Juve, la vuole l'Inter, ma non perché l'ho sponsorizzato io, ci mancherebbe, perché io non ho certo scoperto l'acqua calda quando 4 mesi fa circa ho fatto il suo nome per la prima volta, ed è Carlos Augusto, perché Carlos Augusto è un giocatore fortissimo che può giocare sia da braccetto, seguimi, che da tutta fascia. Torniamo a Carlos Augusto dopo. Acerbi è migliorato tantissimo, perché rispetto alla Lazio, dove comunque c'è da partire ancora da prima, perché Inzaghi è un allenatore che gioca con un centrale di ruolo e due esterni adattati, no? Proprio per la gestione della palla e per l'uscita della palla che questo allenatore predilige oltre il gioco da dietro. Acerbi all'Inter ha performato molto di più, perché a differenza della Lazio, dove c'aveva Lulic lì e Radu, ha trovato comunque Darmian, che sa il fatto suo, e il braccetto lo aveva fatto anche in nazionale con Conte, e ha trovato Bastoni, è un grande giocatore. Ecco perché è migliorato anche Acerbi. Un conto è giocare con Lulic e Radu, un conto è giocare con Darmian, Bastoni, per un periodo Skriniar o addirittura anche De Vrij. Ecco perché è migliorato tanto Acerbi. Difesa, sì, io questo Bissek che non lo conto nemmeno, perché io l'ho visto giocare 2 o 3 volte, ma si vede troppo irruento a livello tattico e acerbo. Primo possesso palla non mi piace per nulla, poi magari diventerà bravo, diventerà forte. In Danimarca ha fatto bene, poi è andato in Germania dove è andato lui, ma non può fare il titolare all'Inter questo ragazzo, per come l'ho visto io. Quindi o prendi un centrale difensivo che ti scappi all'indietro, uno veloce. Faccio un esempio: Romero, quello dell'Atalanta, è andato al Tottenham. Lo stesso Bremer della Juventus, quei giocatori lì esplosivi che chiappano e sanno scappare all'indietro. Oppure prendi Carlos Augusto e lo metti come braccetto di sinistro e lo fai giocare insieme a Di Marco. Quello che poi succedeva con Perisic. Perisic e Di Marco, per esempio, Gosens e Di Marco insieme non possono mai giocare, e infatti non hanno quasi mai giocato. Quindi Carlos Augusto è un giocatore fenomenale, perché è forte fisicamente, è bravo tecnicamente, è tosto, scappa all'indietro, è una freccia, e poi non va di fioretto quando entra, entra in fase difensiva, è molto bravo. Giocatore fantastico, secondo me, Carlos Augusto, ragazzi. Carlos Augusto è veramente un grande giocatore. Ecco, se dopo le 3S, prima che il cinese si tolga dai coglioni, se dopo le 3S Marotta e Ausilio riescono a portare anche Carlos Augusto, io ve lo dico, l'Inter è una bella squadra, l'Inter fa una bella squadra. Non si sa come, ragazzi, a me non me ne frega nulla, la possono fare anche con i punti fragola, anche pagando in natura, non mi interessa, l'importante è che mi facciano un'Inter competitiva. Poi, tanto ormai siamo già sommersi dai pagherò e dai debiti, si sa tutti che c'è il frontale a breve per i cinesi. Lo sanno tutti, lo stanno scrivendo tutti i giornali del mondo, no? Quindi l'importante però è riuscire a fare una squadra buona. E con Carlos Augusto, io te lo dico,
prendi due giocatori in uno perché può fare tutta fascia e il braccetto di sinistra. E soprattutto hai un difensore veloce e bravo nello scappare all'indietro. Quando l'Inter è migliorata a livello difensivo? Perché sì, siamo arrivati in finale di Champions League. Seguimi, stai calmo, mettiti a sedere. Siamo arrivati in finale di Champions League con questa difesa, ma hai preso anche 40 gol. Prima nella fase di attacco dietro ci stava uno solo, dietro la linea dei centrocampisti. Dal girone di ritorno in poi dietro ci stavano in due, poi dopo addirittura in tre. Ecco perché l'Inter nella fase finale della stagione è migliorata a livello difensivo, oltre il ritorno di Brozovic, perché giocare con Brozovic è un conto, con Çalhanoğlu è un altro. Con Çalhanoğlu hai dei vantaggi, con Brozovic ne hai degli altri, ma a livello difensivo con Brozovic prendi meno gol rispetto a giocare con Çalhanoğlu. Attenzione, c'è un giocatore che non dice nulla a nessuno e a me mi ha impressionato, non solo per la tecnica e per la personalità, ma per la qualità di corsa, che è Frattesi. Frattesi è un calciatore che non corre mai a vuoto ed ha una fase difensiva ottima. Attenzione, Frattesi è veramente forte, ragazzi. Fa dei movimenti, cioè quel ragazzo ha due cervelli a livello calcistico, veramente forte. Quindi avere un centrocampista come Frattesi, anche per la fase difensiva, è importante perché lì c'è polmoni, c'è cuore, c'è personalità e soprattutto io adoro i centrocampisti che non corrono a vuoto, perché spesso capitava anche a me. Il mio piccolo di correre al vuoto, ma ragazzi, cioè Frattesi, occhio, guardate i movimenti fa in fase difensiva al bacio. Quindi per quello ti dico, l'attacco prendi Scamarca, ok, io sono contento, molti non sono contenti, va bene, vedremo Miglio Verde alla Juve quanti gol farà con gli allenamenti di yoga di Allegri, vedremo quanto performerà Miglio Verde alla Juve, se andrà alla Juve, e vedremo Scamarca all'Inter. Io ho detto ieri sera, centrocampo favoloso tra i più forti d'Europa, ci andrei piano a dire tra i più forti d'Europa, un gran bel centrocampo, sicuramente il migliore in Italia. Però ragazzi, bisogna stare attenti anche alla difesa, attenzione alla difesa, eh? Poi comunque quando arrivo ai portieri gli devi dare quel tempo di connettersi con la difesa, non è che arrivi il portiere e tutto funziona liscio, soprattutto per una squadra come la nostra che sviluppa il gioco dalle retrovie, da dietro, dal portiere in giù, in su. Quindi ecco, Gosens, lo so che vendere Gosens, ragazzi, è un problema, lo so che vendere Correa è un problema, però cioè, se devo andare a comprare e basta, sono buono anch'io. Cioè, i dirigenti dell'Inter si devono dare una svegliata anche nel vendere i giocatori. Perché, ragazzi, io ve lo dico subito, il sistema per vendere Correa, io l'ho lanciato nel mio piccolo, no? L'ho lanciato un'idea, non lo fate giocare se lo volete vendere, ma ti dico la stessa cosa anche per Gosens, perché fondamentalmente, ragazzi, 20 milioni per Gosens, chi te li dà? Allora, io suggerirei una cosa, accontentatevi anche di meno, fate una minusvalenza, ma sia Gosens che Correa, vendeteli subito. Io questa cosa qua la dico da 7 mesi, i ragazzi e chi mi segue da quasi un anno lo sa, Gosens e Correa vanno venduti subito, perché altrimenti fanno la fine di João Mario, fanno il giro delle sette chiese e ti ritornano a zero, li perdi a zero, quindi Inter, fai minusvalenza, accontentati di meno, ma dalli via e soprattutto cercate di prendere Carlos Augusto. Ciao Inter.